E questo Full Day of Eating inizierà un pochino più tranquillo rispetto agli altri. Vi spiego il perché. Ieri sera siamo andati insieme ad Ele e a Stefi, il ragazzo che mi ha fatto tutto il content promozionale e il video che avete appena visto, e diciamo per celebrare un attimino il lancio, io volevo mangiare le ribs, da un sacco di tempo che voglio mangiare le ribs, e quindi siamo andati in questo posto che si chiama Maybe Not Bob's, metto una foto in questo momento, mi sono preso le ribs più grandi che avevano. 1,5 kg mi sembra, incluso l'osso, quindi di carne sarà stato 500 grammi, 600 grammi. Mi sono mangiato tutto e di conseguenza mi sono svegliato un pochino più gonfio stamattina, come è normale. Di conseguenza io già solitamente faccio il digiuno intermittente, in più se mi sveglio che già mi sento gonfio, io ascolto il mio corpo, faccio quello che magari si potrebbe chiamare intuitive eating, ovvero mangio in modo intuitivo. Se il mio corpo mi dice zii, stai pieno, io aspetto, e per ora ci vado solo di liquidi e penso a mangiare per il pasto pre-workout. Per ora sto a posto così. E in più oggi è una giornata in cui mi alleno con i pesi e basta, non faccio corsa. 2 giorni fa sono andato a correre la mattina presto con Ele e diciamo che mi sono leggermente infortunato, ho avuto qualche problemino al ginocchio che poi ho notato quando mi stavo riscaldando per la seduta in palestra che ho iniziato con gli squat, c'era qualche fastidio al ginocchio, quindi quello che ho fatto è ho preso 2-3 giorni di pausa, non ho corso, oggi mi sento molto molto meglio, però comunque voglio aspettare un giorno e domani, probabilmente domani mattina, andrò a correre. Intanto oggi solamente pesi, farò tutto ciò che è parte superiore del corpo e poi alla fine proverò a fare qualche piccolo movimento molto molto leggero con ripetizioni molto alte anche per le gambe. Fatemi sapere se volete un video più specifico su come allenarsi, diciamo, intorno ad un infortunio, e mi farebbe piacere portarvelo secondo la ricerca scientifica. E quindi sì, oggi abbiamo solo una seduta in palestra che è la seduta B, quindi facciamo schiena e spalle soprattutto. Ho incluso un nuovo movimento per le spalle che è il shoulder dumbbell press, quindi io veramente non vedo l'ora di spaccare anche con questo nuovo movimento, che quando includi un nuovo movimento in un mesociclo, in un programma di allenamento, generalmente la progressione inizia ad essere molto rapida e semplicemente la motivazione torna alle stelle. Del pasto pre-workout, è mezzogiorno e mezza, noi saremo in palestra per l'una, spero, quindi mezz'oretta prima mi faccio quello che è un chocolate protein pudding usando queste proteine 3K della Foodspring al gusto cioccolato, e queste non solo sono whey ma anche caseina, e esce fuori un ottimo pudding. Prendiamone uno scoop, voilà, un bel cucchiaione, e poi ci andiamo ad aggiungere proprio un goccio di latte e poi mischiamo dentro, così dovrebbe andare bene, e poi mischio e aggiungo latte per avere la giusta consistenza, poi ci aggiungo dentro e ci sciolgo un quadratino di questo cioccolato 80% della Repubblica Dominicana, che è buonissimo e così esce più cioccolatoso. Ok, allora abbiamo qua il nostro protein pudding un po' più cioccolatoso, questo ha almeno 20 grammi di proteine derivanti da queste 3K, e poi invece qua ne abbiamo due vasa, ogni vasa ha 7 grammi di carboidrati, così che mi faccio un buon bolus di carbo, un buon bolus di proteine pre-workout. Cioè, ditemi se non è un dessert questo. Vuoi togliere la musica? Sì. Ragazzi, noi stiamo guidando per andare in palestra, ci mettiamo solitamente 10-15 minuti, a meno che non ci sta traffico, perché il Lussemburgo è piccolissimo, le distanze sono piccole, cioè per fare tutta la città sono tipo 15-20 minuti. Può anche andarti bene e ci metti 10 minuti, o può andarti malissimo e ce ne metti 40 se c'è traffico. Oggi mi sembra così così. A me piacerebbe molto di più camminare dappertutto, ma è una cosa che qua
col tempo, adesso che è cambiato e non c'è più il sole come nei primi video, ma è da 10 giorni che abbiamo grigio e pioggia, vero? È un po' difficile tipo camminare, ci dobbiamo proprio obbligare a camminare, sì, no? Sì, sì, qui è una costante la pioggia, quindi... Sì, e quindi finisce che fai tutto in macchina, stai sempre al chiuso e io e Ele per fare quei passi in più ci dobbiamo... Lei va a correre la mattina, che è bravissima, oppure... Sotto la pioggia. Sotto la pioggia, sì. Oppure la sera... che ci mettiamo insieme e ci facciamo una passeggiata, diciamo, sì, intorno al quartiere nostro. Sì, sì, sì. Che è un peccato, perché se Lussemburgo, se ci rimanesse il tempo bello, veramente sarebbe basta stupendo. Basta che non piovesse, la pioggia davvero ti limita tantissimo. Yeah. Baby, perché a volte viene lo schermo nero? Perché tocchi troppo vicino là. Comunque noi adesso andiamo in gym, ci vediamo là. Ragazzi, è appena finito l'allenamento, scusate il casino, ma qua una certa sparano la musica fortissimo. È andato decente, alla fine ho fatto qualche esercizio più di riabilitazione per le gambe ed è veramente un peccato che non riesco ad allenarle in questo momento, cioè stavano crescendo, sono sempre stato un punto debole, non ho mai avuto voglia di allenarle fino a tipo 3 mesi fa e la mia progressione sta andando benissimo, poi ci ho aggiunto la corsa e devo stare veramente attento a combaciare le due cose, non creare troppa interferenza. Finito qua, faccio 10 minuti di camminata sul tapirulà insieme ad Ele per finire l'allenamento. Mi ascolto un po' un podcast, sto ascoltando Naval Ravikant. Vi giuro, se volete portare il vostro livello di mente e di pensiero un pochino più in alto, andate ad ascoltarvi Naval, che ne vale veramente la pena. Penso sia unico in quello, in chi è e in come spiega le cose e nella sua filosofia, e io mi ci trovo veramente benissimo. Naval Ravikant, te lo consiglio. Qua ragazzi abbiamo il nostro pasto velocissimo post workout, una tortilla che vi faccio vedere, è di questo mega pacco qua, 12 durum tortilla, ogni tortilla sono 120 grammi, poi 120 grammi di tonno sott'olio, come vedete qua. Ho sgocciolato direi metà dell'olio e tenuto un altro po', così non ne devo aggiungere, mi sta benissimo. E poi qua c'ho i fagiolini e faccio un passo così rapido perché ho una chiamata da fare alle 4 con altri due ragazzi e di conseguenza ho solo 10 minuti e quando c'è poco tempo non è una scusa per mangiare di tutto quando rientri in casa, ti puoi anche preparare una cosa più rapida. Così, io mangio e noi ci sentiamo dopo la chiamata. Ragazzi, pranzo più rapido di tutti i tempi, ho mangiato tutto in tipo 6 minuti, mi sto finendo la tortiglia. Oh yes, siamo on time. Reggio. Ma che fai tu? Tu mangi i fagiolini. Oh. Finita la call, fatta anche un'altra call, mi ha chiamato la mia vecchia università, l'università di Bath, che mi chiedeva un po' di domande su cosa fosse successo e che cosa stavo facendo nella mia vita, se ero felice, se ero in ansia. Non vi dico le risposte, ma ve le potete immaginare. Adesso fa un po' freddino e quindi mi sto preparando qualcosa di caldo da bere. Mi faccio solitamente una tisana al finocchio, che non sono niente male. Vediamo un po' qua. E poi ci aggiungo qualcosa di proteine e qualcosa di più dolce e soddisfacente. Ok, abbiamo qua la tisana, lo skyr solito alla stracciatella, che è letteralmente buonissimo. 15 grammi di proteine e ha addirittura dei pezzi di cioccolato dentro, quindi veramente una bomba. Poi ci aggiungo anche 2 dei Nutella Biscuits. Per ogni Nutella Biscuit ci sono ben 70 calorie
Che è un sacco se uno ci pensa, cioè due biscotti, 70 calorie ciascuno, 140 calorie, praticamente come tutto questo skir. Però vabbè, come snack ci può stare, autunnale, invernale. Yes. Il mare quindi. Ok, abbiamo finito di impacchettare alcune delle magliette per il lancio, perché ovviamente potremmo aspettare l'ultimo momento, ma pensando a come è andata la volta scorsa, che abbiamo fatto sell out molto rapidamente, è meglio portarci un pochino avanti e impacchettare tutto. Se sono stropicciate, sapete che sono io, l'ho impacchettata io, scusatemi, poi basta che la lavate, la appendete ad asciugare e non ci sarà più nessun, come dire, nessuna piega, sì. Poi sono passate le 2 ore per cena, dobbiamo cucinare qualcosa, ma prima andiamo a fare la spesa a Auchan, perché c'è poco in casa. Ho voglia di fare un po' di pesce con la vaporiera, perché ormai è quello che preferisco mangiare, soprattutto perché ieri ho mangiato un botto di carne, oggi preferisco non mangiare carne, mangiare pesce, e alterno un po' così. Devo dire che ho cambiato un pochino la mia dieta anche in questo aspetto, mangiavo un sacco di carne quando stavo all'università, pollo, tacchino, sia perché costava di meno, avevo un budget più ristretto, che perché, boh, mangiavo meno pesce in generale. Adesso invece ho fatto questo switch, mangio molto più pesce e molta meno carne. Andiamo a vedere cosa ci prendiamo. Ok, siamo rientrati a casa, stiamo preparando la cena, Ele mi ha messo a fare la vaporiera, vi faccio vedere subito. Abbiamo 2 piani, primo piano broccolini, secondo piano, se non faccio un casino, 220 grammi di questo pesce bianco tipo merluzzo, ed Ele sta facendo la sua bowl. Poi abbiamo anche una focaccia bianca col del rosmarino, magari ne prendo una striscetta, e poi qua ci sta anche la marinara che sta per bruciare, dobbiamo toglierla. Ops. E allora faccio sul mio piatto e vi faccio vedere. Ti voilà. Sei messo tutti i broccoli? No, ce n'è un pochino anche tu. Vi faccio vedere il piatto che le sta finendo di preparare. No, sono brutta ragazzi, scusate. Pesce bianco che abbiamo un pochino distrutto. Per ora ci andrà abbiamo bene questa fettina di marinara. E poi broccoletti. Questa sarà la cena di stasera. Yeah. Oh yes. Ok, ci siamo ragazzi, per finire la giornata, piccolo dessert, prima di andare a dormire, sono bello stanco, abbiamo impacchettato centinaia di magliette, e quindi sì, bello stanco, ho bisogno di mangiare qualcosa prima di andare a dormire. Snack per stasera sarà dunque la migliore barretta proteica sul mercato, a mio parere. Questa protein bar gusto cookie dough, decisamente la migliore, provatela se state alla ricerca di una barretta proteica buona. Poi mela per un po' di carboidrati, ma soprattutto un pochino di micronutrienti in più. È una delle frutte secondo me migliori in termini di volume e densità calorica, praticamente sono poche calorie e ti riempie tanto, quindi è bella, sazia e ti sazia, e è ottimo secondo me. In più ci aggiungo un frutto un po' più per vitamina C, questa è una susina, un po' più citrico, e ci sta bene combinare, combaciare queste due cose, più questa barretta che come vedete ho fatto rifornimento. Ragazzi, è sabato mattina e io sto ancora in pigiama, quindi scusate l'acconciatura. Piove e fa freddo,
tipico tempo lussemburghese. Diciamo che 2 settimane fa ci dicevano: guarda, c'è un sole pazzesco, ma non è solitamente così. E infatti, da 2 settimane non vediamo il sole, sta piovendo, io sto diventando bianco pallido. Ma che ci volete fare? È così. Comunque, ieri, alla fine, metto le calorie che ho consumato qua sopra sullo schermo. E volevo anche parlare, se avete visto uno dei miei ultimi full day of eating, ho parlato di come in realtà sto prediligendo i grassi rispetto ai carboidrati. Però non lo faccio sempre, come ad esempio oggi ho mangiato direi una buona proporzione di carboidrati rispetto ai grassi. Dobbiamo ricordarci che il nostro corpo riesce comunque a uno produrre energia da tutti e tre i substrati, tutti e tre i macronutrienti. Ok, non ha per forza bisogno di carboidrati per l'energia. Due, tutti e tre possono essere trasformati in grasso tramite le metabolic pathways, quindi ci stanno dei processi biochimici per cui tutti e tre, quindi sia i grassi che i carboidrati che le proteine, se ci sta un surplus calorico eccessivo a fine giornata, tutti e tre possono essere trasformati in grasso. Quindi, qual è la cosa fondamentale di ogni dieta? Calorie, impostare le calorie. In questo momento io sto nel mio range di mantenimento, a volte un po' più basso perché ieri ho mangiato di più, quindi oggi, dato che ho mangiato in modo intuitivo, sto sulle 2300, qualcosa così, mentre ieri probabilmente stavo più sulle 2600-2700 calorie. Ok? Quindi io ascolto il mio corpo e so che rientro nel mio range di mantenimento per una ricomposizione corporea. Quindi quella è la prima cosa. Settare le calorie. Seconda cosa sono le proteine. Ok, dobbiamo impostare minimo 1,6 grammi di proteina per chilo corporeo. Più sport facciamo, più bisogno di proteine abbiamo, quindi possiamo aumentarlo. Numero facile da ricordarsi sono 2 grammi per chilo corporeo. E poi è qui che la proporzione tra carbo e grassi è abbastanza relativa, abbastanza dipendente da ognuno di noi, dal nostro stile di vita, da come ci piace di più mangiare e dalla tolleranza che abbiamo con i carboidrati. Generalmente le ragazze hanno una tolleranza più bassa dei carboidrati, quindi possono spingere i grassi più in alti. Io pure adesso in questo periodo mi sento molto molto bene se ho i grassi più alti. Oggi, ieri non è andata così, ho mangiato più carboidrati, c'era la pizza in casa, non ho mangiato l'avocado che solitamente mangio, non ho mangiato un pesce grasso, bensì un pesce più magro, ma magari invece, come avete visto in uno scorso, una prossima volta prediligerei più le fonti grassi e meno carboidrati. Questo è tutto. Io spero che vi sia piaciuto questo video e spero che siete andati a controllare Kaizen Athletica. Ti ringrazio di tutto il supporto se hai deciso di acquistare e sostenere il brand veramente. Non vedo l'ora di inviarti il package. E questo è tutto. Ti ringrazio di cuore del supporto, veramente. Grazie mille. Ci vediamo al prossimo video. Ah, e mi vado a vestire un po' meglio.